Bentrovati amici di Cemento Channel, nuovo appuntamento con la rubrica Nutrizione e Benessere. Dopo aver parlato nelle scorse settimane e aver dato dei consigli generali sull'alimentazione in questo periodo e su come anche conservare gli alimenti in frigorifero, ma anche sfruttando le attrezzature che abbiamo in cucina per aumentarne la conservabilità, visto che possiamo uscire solo poche volte a settimana per acquistare più prodotti che devono durare per più giorni, questa settimana parleremo sia di quale precauzioni prendere nel momento in cui ci rechiamo a fare la spesa, sia in maniera quindi più generale, al di là del coronavirus, di quali possono essere i pericoli in cucina. E allora partiamo ovviamente con il ribadire che il coronavirus non si trasmette per via alimentare, né vi sono casi accertati di contagio attraverso gli oggetti, ma si trasmette attraverso le goccioline, quindi i cosiddetti droplet. Però dobbiamo comunque, come sempre, come qualsiasi periodo dell'anno, utilizzare sempre le buone pratiche igieniche. Quindi quando ci rechiamo a fare la spesa, è bene, dato che anche in questo periodo anche uscire per fare la spesa può essere una fonte di stress, di ansia, è bene recarsi a fare la spesa già con una lista pronta, in modo da essere più veloci ed evitare di perdere tempo. Inoltre è fondamentale il distanziamento sociale. Dobbiamo utilizzare comunque le mascherine e i guanti, e quando indossiamo i guanti non ci dobbiamo toccare bocca, naso, occhi. Una volta che li abbiamo utilizzati, quindi li togliamo al rovescio e li gettiamo negli appositi contenitori. Una volta a casa laviamo le mani prima e dopo aver sistemato la spesa, lasciamo le scarpe fuori dalla porta o fuori al balcone. Gettiamo i sacchetti della spesa nella spazzatura per evitare contaminazioni e laviamo subito frutta e verdura in acqua, poi li asciughiamo e li riponiamo nei cassetti del frigorifero. Questo diciamo come regole generali per quando andiamo a fare la spesa. Indipendentemente dal coronavirus, in maniera generale possiamo dire che in cucina vengono classificati tre potenziali pericoli, che sono pericoli chimici, fisici e biologici. I chimici ovviamente sono quelli derivanti da metalli pesanti, additivi, fitofarmaci. I pericoli fisici sono quelli tipo i corpi estranei, il vetro, un capello. Oppure poi ci sono i pericoli biologici, che sono quelli che derivano dai microrganismi. Le potenziali patologie che possono essere trasmesse attraverso gli alimenti possono essere infezioni, tossinfezioni, malattie veicolate, le zoonosi. Ovviamente, cosa possiamo fare? Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per prima cosa è importante l'igiene della cucina e delle attrezzature che vengono utilizzate, ma anche delle superfici con cui gli alimenti vengono in contatto. Quindi cercare sempre di mantenere l'igiene migliore possibile attraverso anche l'utilizzo magari di detergenti. Separare poi quelli che sono gli alimenti crudi dagli alimenti cotti, questo per evitare delle possibili contaminazioni crociate. È importante poi anche la giusta temperatura di cottura, quindi cucinare bene gli alimenti, accertarsi che al cuore dell'alimento che stiamo cucinando si raggiunga almeno la temperatura di 70 gradi. Poi un'altra cosa importante è conservare gli alimenti, come già abbiamo detto la volta scorsa, alla giusta temperatura. Questo perché ovviamente ci sono alimenti che vanno conservati a temperatura ambiente, altri invece che hanno la necessità della cosiddetta catena del freddo. Come ultima cosa, ovviamente, è importante la qualità delle materie prime e anche dell'acqua potabile. Questo per poter avere, diciamo, una corretta gestione e garanzia della solubilità di quello che andiamo a mangiare. Allora, per oggi, per questo appuntamento, la rubrica termina qui. Vi rinvio all'articolo che trovate sul sito e sui social di Cilento Channel o anche sulla pagina Facebook dello studio, Studio Nutrizione e Benessere. Per chi invece mi volesse scrivere lo può fare attraverso l'email nutrizionericci@virgilio.it. Grazie per l'attenzione ai telespettatori di Cilento Channel e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere.